Ciao ragazzi, buonasera, benvenuti alla Botteguccia dei Sigilli in questo giovedì in cui andiamo ad affrontare un argomento veramente, veramente esclusivo perché parliamo di un personaggio che ha fuso il crimine di cui spesso mi sono occupato con una conoscenza, con una saggezza esoterica che affonda all'interno di discipline del tantra, dello yoga, discipline spiritualistiche che lo ovviamente piazzano all'interno di quello che viene definito il percorso della mano sinistra, che andremo ad approfondire un po' di più, vedremo di capire, vedremo di definire un po' meglio questo tipo di discorso, però è un personaggio che sostanzialmente non ha spazio all'interno della rete, non ha spazio all'interno di YouTube, se non in alcuni piccoli, diciamo, piccoli video che sono sostanzialmente in lingua originale, ovvero in quella Svezia, a Sala, in particolare una cittadina a un centinaio di chilometri a sud di Stoccolma, in cui è nato il nostro Sven Emil Sigvard Nilsson Turneman, noto al secolo semplicemente come Sigvard Turneman, che è stato un personaggio appassionato alle discipline dello yoga, del tantra yoga, del raja yoga, fin da quando era bambino e che poi a un certo punto nella sua vita ha incontrato un personaggio molto particolare proveniente dalla Danimarca, che lo ha introdotto all'interno di argomenti più approfonditi relativi all'ipnosi, al risveglio della Kundalini yoga, trasformandolo effettivamente in un personaggio unico nella storia che inspiegabilmente non ha questo spazio così importante all'interno della storia del true crime e soprattutto all'interno della storia dell'esoterismo, probabilmente anche perché la distanza temporale, nato nel 1908, e una certa distanza di quello che è stato il suo percorso, che è andato a fondere tanti di quei contenuti che alle religioni abramitiche occidentali e alla semplice vita occidentale, insomma, determinata da una profonda separazione fra spirito, corpo e parola, sostanzialmente non sono gradite, che non ha trovato lo spazio necessario, soprattutto perché il rischio che una personalità così magnetica dal punto di vista esoterico potesse evidentemente avere un certo impatto anche probabilmente sulle generazioni future. Questa sera alla Botteguccia dei Sigilli sono andato a scovare una serie di informazioni che vanno al di là dell'unico libro Manhunter, che vi farò vedere fra poco, che è stato scritto per quanto concerne la sua storia, ma che fondamentalmente va a mettere il dito principalmente su quelli che sono gli argomenti relativi ai crimini commessi da quest'uomo e non alle motivazioni spirituali, senza dare giudizi, come al solito, alla Botteguccia dei Sigilli, con lo stile dell'andare a ricercare l'oggettività, con lo stile dell'andare a ricercare quella che è un saggio approfondimento all'interno della mente umana, dello spirito umano e della parola, del corpo che lo mettono in moto e che ci porterà quindi a fare veramente un percorso particolare. Manhunter, un percorso esclusivo questa sera, il cosiddetto capo, il fondatore del cerchio magico svedese, che sarà la risposta, il prolungamento di quel Der Magical Circle che è stato praticamente prodotto da quel mago, quello spiritista danese che verrà incontrato da Sigvard Turneman nei primi anni della sua maturità e che lo porterà quindi a fondare un cerchio magico anche in Svezia. Tra l'altro, già da qui incominceranno diciamo, le argomentazioni che trascendono nel poco chiaro, perché non è chiaro se questo mago che è stato conosciuto da Sigvard effettivamente fosse stato chiamato da
un allungamento del percorso della mano sinistra che faceva riferimento addirittura a Madame Blavatsky, fondatrice della società teosofica, e allo stesso Aleister Crowley, per andare a creare sostanzialmente un cerchio magico, una società teosofica, una società esoterica di tipo tantrico per il risveglio della Kundalini all'interno della Svezia. Sta di fatto che l'ipnosi e tutto ciò che è stato, diciamo, il materiale studiato, fra cui anche la capacità di andare a imparare fino a 5 lingue, a farlo diventare praticamente l'esperto di sanscrito più importante in Europa alla fine degli anni, fra la fine degli anni 60 e alla fine degli anni 70, praticamente dopo la sua detenzione per i crimini che porterà a termine, un personaggio decisamente unico nella storia europea. Ma andiamo a vedere intanto qual è la faccia di questo personaggio, perché l'argomento questa sera è esclusivo. Ma Sigvard Turneman, nato nel 1908 a Sala, appunto in Svezia, è sicuramente un personaggio degno di nota e capace di essere inquietante, come dire, anche a distanza di anni, di bucare lo schermo, tanto per usare una metafora abbastanza trita ma funzionale, al punto di essere state costruite addirittura delle figurine simboliche di Sigvard Turneman, nato, come abbiamo detto, nella città di Sala, che di per sé è una città che si distingue, al di là della sua architettura particolare, potremmo dire filo-georgiana, ecco, come quella dei racconti di Lovecraft, che ancora oggi permane all'interno della cittadina, con la sua celeberrima miniera di argento, che tra l'altro è stata parzialmente trasformata in un hotel di lusso. Pensate, si tratta di uno degli hotel più di lusso esistenti al mondo, con, come vedete, degli interni addirittura foderati in vera sottile lamina di argento, per quanto ciò che concerne il ciò che si tratta, insomma, in quella miniera che ha reso la cittadina così famosa. Ma il libro di cui vi parlavo prima, Manhunter, che tra l'altro prende il nome da quello che è stato supposto essere un anagramma del nome di Turneman, Manhunter, che si è rivelata in realtà essere una bufala, è un libro decisamente importante, interessante per chi legge libri di questo genere anche in inglese, ma come abbiamo detto è un libro che non rende giustizia a quello che è diventato innanzitutto uno degli esperti di Raja Yoga e di Tantra più importanti, considerando anche quella che è stata l'età, ok, di cui si parla. Quindi nato nel 1908 e già praticamente prima degli anni 30 abbastanza esperto in questa materia da essere avvicinato nel 1924 da questo mistico danese, che probabilmente era stato mandato da un cerchio magico più abbondante in Europa di quello che si potesse sospettare, che si fece conoscere da dal nostro Turneman come Mashtaren, come maestro, insomma, del Den Magiska Circle, di questo cerchio magico che voleva portare una conoscenza del risveglio della Kundalini, quindi un risveglio profondo dal punto di vista spirituale di tutti quelli che erano i percorsi della mano sinistra, cioè quei percorsi che vanno a rifiutare una vera e propria divisione di spirito, corpo e parola, ma che vanno a integrarli integralmente in una visione di tutto e uno è tutto, che evidentemente si oppone invece a quelle che sono le religioni abramitiche che principalmente sono presenti da noi in Occidente. La creazione di questo cerchio magico, quindi, con un, come dire, un rapporto con il Raja Yoga che ovviamente non ha niente a che fare con quello che si può pensare essere oggi, insomma, la pratica di yoga, anche yoga Kundalini, che fondamentalmente, non me ne voglia nessuno, ma un po' per l'utilizzo, ecco, che viene fatto in ambiente anche radical chic, un po' per quelle che sono le penetrazioni in ambito new age, che spesso non hanno fatto nient'altro che utilizzare questi termini per creare dei cerchi che di magico non hanno nulla, ma di
mistificatorio, ecco, di controllo della mente delle persone invece hanno molto, è qualcosa di decisamente più ampio, ecco. Mentre lo yoga oggi, nella maggior parte dei casi, si presenta nella forma di una serie di posizioni di asana che vanno a essere, per carità, una ginnastica decisamente avanzata, ma che non hanno il centro dal punto di vista, non sono centrate dal punto di vista del risveglio della Kundalini e della via del serpente, insomma, di ciò che è nascosto all'interno del corpo umano e che non può essere diviso nel momento in cui viene considerata la via della mano sinistra. In questo caso abbiamo una persona che ha approfondito fin da quando era molto molto giovane questo tipo di contenuti, andando fondamentalmente a ricreare una capacità di trovare un riferimento nei confronti di quelli che diventeranno i propri adepti, talmente purtroppo sbagliato. In questo caso lo utilizziamo il termine, anche se non voglio fare giudizi, al punto di voler creare i presupposti per degli omicidi rituali. Scusate. Però gli omicidi rituali che verranno portati avanti dalla setta del cerchio magico di Turneman saranno degli omicidi rituali con diciamo, un approccio molto molto particolare, nel senso che probabilmente la sua profonda conoscenza di quelli che sono i cicli di reincarnazione, di quelli che sono stati anche gli studi della stessa Blavatsky, di cui vi ho parlato prima, che è stata la prima a introdurre questo concetto di percorso della mano sinistra in Occidente, fondamentalmente vengono attuati, vengono giustificati fondamentalmente come la necessità di andare a introdurre una propria evoluzione. Un proprio cambiamento che riguarda la propria vita e la vita degli altri, semplicemente come una modifica dello stato fisico. Essendo l'anima immortale, fondamentalmente, secondo Turneman, tutto ciò sarebbe stato una via di predisporre, di favorire sostanzialmente il cambiamento in modo tale da poter prendere posto in un altro corpo. Di cambiare praticamente lo stato di possesso, andando addirittura a elevare i livelli energetici della Kundalini all'interno di questa vita. Ovviamente stiamo già entrando nel delirio, ok? Perché chiaramente, anche come ci diceva Madame Blavatsky quando ha parlato e ci ha presentato per la prima volta all'interno della società occidentale, di quello che era il percorso della mano sinistra, ovvero il cosiddetto percorso Vamakara, da quello che era il sanscrito in originale, termine tantrico, opposto a quello che era il Dakshinakara, che era il percorso della mano destra. In questo caso era un abbandonare i tabù, un abbandonare la moralità settata, abbandonare quelli che erano dei percorsi necessari di determinazione dall'alto della propria moralità per andare a recuperare un percorso di autodeterminazione spirituale che niente evidentemente deve avere a che fare con quello che è l'omicidio e con tutto ciò che è stato fatto da Sigvard Turneman. Però sicuramente la sua conoscenza all'interno di quello che è stato il percorso teosofico, prima il suo interesse all'interno del percorso teosofico fondato da Madame Blavatsky e dal percorso della mano sinistra e l'utilizzo, come vedremo, particolare di una serie di erbe officinali, di incensi, sia in termini di diciamo di respiro che addirittura, come vedete, in termini di iniezione all'interno del corpo dei cosiddetti iniziati all'interno del cerchio magico, li porteranno effettivamente a fare delle esperienze iniziatiche che da un certo punto di vista li faranno prendere consapevolezza di quelle che sono le differenti parti della vita all'interno di questo pianeta in modo estremamente approfondito per quelli che erano i tempi e forse primario all'interno dell'Europa rispetto a quelli che erano i tempi in cui effettivamente
effettivamente si è mossa la conoscenza teosofica, telepatica, ipnotica di Sigvard Thurneman, che purtroppo poi ovviamente ha portato a termine anche degli atti che sono allineati all'interno del crimine, che prenderanno il via da quelli che sono i cerchi concentrici più interni del cosiddetto Den Magiska Cirkeln, ovvero il cerchio magico, che inizialmente da dove prende il via? Prende il via da questo interesse di questo ragazzo allontanato molto presto dalla famiglia, allontanato molto presto da quelle che sono le condizioni di vita in comune, sostanzialmente già preparato a quella che era la via della mano sinistra, quindi con l'allontanarsi da un mondo di dogmi, ok, più vicini a quello che era l'organizzazione anche spirituale abramitica del mondo moderno, ma più preparato quindi all'allontanamento verso un avvicinamento invece a quella che era la paradossale divisione e riunione, ok, dell'uno in tutto e tutto in uno, ma soprattutto l'incontro avvenuto nel 1924 con questo mistico danese Carl Andersen. Qualcuno ha pensato che questo mistico danese, che è stato il primo praticamente a introdurre in maniera estremamente approfondita a Thurneman tutti quelli che erano gli argomenti del Raja Yoga, gli sette principali aspetti del pensiero, del Tantra Yoga, e quindi fondamentalmente una spinta a utilizzare i suoi talenti naturali, si parla, insomma, c'è qualcuno che dice che questo Andersen non sia neanche esistito, ma che sia stato effettivamente un affinamento della conoscenza di Thurneman a portarlo a fondare questo cerchio magico. In realtà sia i suoi genitori che la sorella che degli amici in realtà hanno proclamato di aver più volte sentito parlare Thurneman al telefono con questo personaggio che lo chiamava dalla Danimarca, e di averlo sostanzialmente visto in compagnia di questo personaggio che aveva un po' l'aspetto di Rasputin, per darcene un'idea. Non esistono foto di Andersen, così come non esistono foto dei principali diciamo complici, ecco, di Thurneman in quello che saranno poi gli eventi traumatici di cui si renderanno colpevoli, ma sicuramente le pratiche della le pratiche yogiche, yogiche del viaggio astrale, per esempio, della di quello che era la telepatia, piuttosto che l'ipnosi utilizzata anche per portare persone a fare ciò che non volevano, e qui incomincia a diventare più, fra virgolette, sinistro, ecco, il percorso della mano, se vogliamo utilizzare i soliti termini stereotipati della divisione fra angelico e demoniaco, che in realtà abbiamo visto e abbiamo detto non ci interessano e sono delle divisioni assolutamente inconsistenti, però effettivamente questo tipo di percorso è stato introdotto da Andersen, che aveva visto in lui un personaggio con una capacità evidentemente di concentrazione e contemporaneamente una probabile capacità di andare a utilizzare questa concentrazione per utilizzarla sugli spiriti deboli, e questo è un altro punto che potrebbe essere, diciamo, da stereotipo definito come negativo, per poterli racchiudere all'interno di un cerchio magico e portarli ad avere un aumento della propria consapevolezza spirituale e contemporaneamente però anche delle pratiche, come abbiamo detto, di rettificazione, ecco, del percorso di reincarnazione in maniera, diciamo, un pochettino particolare, ecco, se non dichiaratamente criminale. Sicuramente una delle cose più importanti che fece la differenza fin dall'inizio nella storia di Thurneman è, per esempio, l'introduzione a quella che era una pianta praticamente sconosciuta all'interno dell'Occidente, ovvero il cosiddetto embane nero, termine tecnico, termine scientifico, Yoshamus niger, una pianta utilizzata sia in culti religiosi
di tipo tantrico che in culti religiosi legati alla stregoneria, per esempio come i culti dei nove angoli, un culto demoniaco che viene normalmente assommato insieme al cerchio magico piuttosto che al cerchio del fai come vuoi di Aleister Crowley, con come dire, determinazioni negative assolute oggi, praticamente questa pianta veniva utilizzata per la creazione di un incenso particolare che veniva utilizzato in maniera estremamente abbondante durante quelli che erano i rituali del cerchio magico di Turneman per ottenere una sorta di stato di trance ipnotico all'interno della mente dei propri adepti, sia quelli di livello più alto, quindi quelli del cerchio interno, che quelli più di bassa manovalanza, per ottenere la possibilità praticamente di manipolare il loro comportamento. Anche se Turneman, sia al processo che durante quelle che sono state le diciamo interrogazioni raccolte tra le persone che lo hanno conosciuto prima e dopo il suo internamento in ospedale psichiatrico, eccetera, hanno descritto il fatto che questo nuovo incenso, fatto fondamentalmente di endane, quindi di Yoshamus Niger, di legno di sandalo e canfora, venisse utilizzato per rituali molto simili alla ricerca del sé originario, che possono essere in qualche maniera avvicinati a dei rituali di ayahuasca, piuttosto che alla ricerca del sé originario, inteso non ovviamente come animalesco, né come qualcosa di distaccato dal corpo e dalla parola e di vivo in maniera assoluta, ma come la particella di energia che si stacca da corpo a corpo, ok, e che normalmente attraverso il bardo, per usare termini buddisti, va a precipitare all'interno di un altro corpo dopo la nostra morte. Ovviamente io sto semplificando i termini, perché altrimenti dovremmo fare una puntata che diventa una puntata interamente di terminologia spirituale. Non è questo il mio interesse questa sera, ma la cosa particolare è che intanto la canfora, così come il miscuglio di sandalo e canfora, sono stati utilizzati spesso anche nei rituali relativi alla dea tantrica Kali, e secondariamente c'è stata una particolare utilizzo nuovo da parte di Turneman, perché è andato praticamente a pestare in un mortaio questo tipo di contenuti per ottenerne una mistura da mischiare con una soluzione alcolica in cui veniva lasciata in infusione per alcune settimane e poi direttamente iniettata, per ottenere praticamente degli effetti estremamente intensi di distacco praticamente di quello che lui chiamava il sé originario, da quella che era la partecipazione alla vita comune. Sicuramente quest'uomo, indipendentemente da quella che sarà stata quella che diventerà poi la sua diciamo caratura criminale, quest'uomo che ha fondato praticamente come dire, aiutato o invogliato oppure no dal mistico danese Carl Andersen a creare il cerchio magico in Svezia, è stata sicuramente una persona che aveva come dire, imparato diverse tecniche esoteriche talmente avanzate che impararle semplicemente all'interno dei libri, indipendentemente dalla sua capacità di padroneggiare anche le lingue che diventarono praticamente cinque. Pensate che dopo la sua liberazione dall'ospedale psichiatrico nel 1969, Turneman arriverà a parlare correntemente cinque lingue: l'inglese, ovviamente lo svedese, il tedesco, il francese e rudimenti di arabo, e in maniera assolutamente approfondita, dal farlo praticamente diventare il maggiore esperto europeo, anche il sanscrito, quindi verrà addirittura richiamato per
poter tradurre dei testi antichi e sacri all'interno di quelle che erano le tradizioni orientali per molti anni dopo quella che è stata la liberazione nel 1969, alla quale ovviamente si sono opposti, si è opposta l'opinione pubblica in maniera estremamente potente, perché quest'uomo era stato descritto praticamente fin dalla sua gioventù, quindi fin praticamente dalla fine degli anni 20, a partire dal padre, come un uomo che sostanzialmente veniva descritto essere un essere vivente sotto una sorta di influenza diabolica da parte di questo danese sconosciuto. Certamente, certo è che se la maggior parte delle conoscenze dal punto di vista tantrico, dal punto di vista yogico, fossero state portate avanti per creare una scuola di consapevolezza, una scuola di conoscenza della non reale divisione delle porzioni che ci sono all'interno del nostro essere, senza andare a trascendere alla volontà di andare a introdursi come mezzi di trasformazione della vita stessa, perché questo è quello che poi lui si gabellò per, questo è quello che lui raccontò praticamente, e questo fu il modo in cui lui raccontò se stesso a quelli che sono stati i suoi adepti, poi ovviamente come dire anche malversati dall'utilizzo di queste spezie, di questi profumi, di questi rituali iniziatici che ebbero anche prova all'interno dei crimini. Se lui non avesse portato avanti questo tipo di meccanismo nell'andarsi a introdurre nel processo di reincarnazione per favorirla addirittura, quindi giustificando sostanzialmente la morte, giustificando l'uccisione sia in termini di sacrificio rituale per innalzare la propria posizione nel reale, in questo caso demoniaco, percorso della mano sinistra che aveva intrapreso, e contemporaneamente nella giustificazione dell'omicidio come un aiuto a queste persone di poter raggiungere degli stati di coscienza e di reincarnazione più alti, probabilmente oggi conosceremmo Sigvard Turneman come uno dei mistici più importanti della storia europea. Chiaramente la sua volontà di costruire un'organizzazione di tipo elitario, spinta o no da Andersen, con individui che fossero brillanti sia in termini letterari che intellettuali, che addirittura nel paranormale, e trasformare fondamentalmente questi uomini in meccanismi della manipolazione della Kundalini, quindi meccanismi della manipolazione dell'energia di vita in vita all'interno di questa stessa incarnazione, ovviamente lo ha trasformato in un personaggio che, per quelli che sono stati i termini occidentali, evidentemente viene considerato un personaggio assolutamente demoniaco, senza considerare il fatto che ovviamente sono stati portati a termine anche dei crimini piuttosto brutali, che adesso andremo a vedere, e che sono stati talmente tanto ben congegnati e talmente tanto come dire nascosti per quanto concerne i loro reali obiettivi, che in realtà la polizia svedese, che non aveva nessun tipo di precedente conoscenza, ok, di questo tipo di crimini, non aveva assolutamente l'idea di quello che poteva essere un crimine seriale di questo genere, tanto più che all'inizio fondamentalmente i crimini vengono investigati come se fossero crimini da parte di gang di stranieri, tanto per dire, per in termini di furto fondamentalmente, di appropriazione indebita, insomma di cose del genere, praticamente furono dei crimini che visti a posteriori vengono considerati dei veri e propri crimini rituali, perché salvo in un caso, e semplicemente per una questione di arricchimento delle persone all'interno del gruppo e non proprio, sostanzialmente non vengono rubati neanche i importanti mezzi, ok, che le persone avevano a disposizione nel momento del proprio disgraziato omicidio.
In un caso in particolare avviene un omicidio con purtroppo poi una casa che viene data alle fiamme, una persona che sostanzialmente muore fra le fiamme, un'anziana signora che muore fra le fiamme. In questo caso ancora oggi la polizia svedese, ancora oggi nel 2024, considera questo elemento come un crimine, uno dei crimini più perfetti che siano mai stati fatti nella storia. Adesso andremo a descrivere qualche cosina anche di questo fatto. Volevo farvi vedere di nuovo quella che è stata, ci sono pochissimi reperti, pochissime informazioni relative a Thurneman, probabilmente per il fascino che è in grado ancora oggi di scaturire nelle persone. Dallo spirito e dall'intelletto debole, evidentemente. Questa è parte della, come vedete nella bottiglietta di sinistra, parte del contenuto praticamente di quella spezia che veniva poi macerata in alcol per poter essere iniettata e andare a produrre degli effetti di distacco del sé, che venivano quindi spesso definiti molto simili a quelli dei rituali per la ayahuasca, anche se ovviamente in questo caso in termini spiritualistici siamo lontanissimi da quello che è una ricerca reale delle proprie debolezze e della propria rinascita da una parte, mentre in questo caso evidentemente la manipolazione, ecco, degli adepti. Ma quanti omicidi vengono fatti dal gruppo chiamato il Cerchio Magico e come era strutturato? Il Cerchio Magico fu strutturato in maniera assolutamente piramidale. Fondamentalmente l'idea era quella di andare a inscrivere, guardate un po' che caso, un triangolo all'interno di un cerchio. Vi era un cerchio esterno, quindi rispetto a quello che era il triangolo, e un cerchio interno. La punta, il vertice superiore del triangolo equilatero era rappresentato evidentemente da Sigvard Thurneman. All'interno del cerchio interno vi erano i cinque componenti principali di quello che era il cerchio magico, e in particolare Bror Edstrom, Aage Ragnvald, Lindberg, Roland Abrahamsson, Carl Herbert Jansson e a quanto pare la sorella, unica donna a far parte del cerchio, ma non esistono praticamente rappresentazioni fotografiche di nessuna di queste persone, neanche a seguito del processo. Che dopo l'utilizzo di queste spezie, dopo questi rituali di assunzione di queste spezie, sia in termini di respiro e di meditazione, pensate che veniva definito come una persona, al di là di quelle che sono tutte le pratiche di yoga oggi, come una persona in grado di andare avanti a meditare per 4 o 5 ore in maniera piuttosto efficace, evidentemente su quelli che però erano gli obiettivi del percorso della mano sinistra che si predisponeva davanti, il nostro Sigvard Thurneman. Ma contemporaneamente, grazie all'utilizzo di queste droghe a tutti gli effetti, lui praticamente andrò a scegliere questi cinque elementi del cerchio interno, inscritto all'interno del triangolo con il cerchio esterno, che è fatto praticamente di tutta una serie di persone che ancora oggi non si sa esattamente quante fossero e in che modo siano vissute. Tant'è vero che ci sono state delle inchieste che sono andate a cercare a Sala, hanno trovato persone che parlano di Sigvard Thurneman con un ricordo, come dire, un ricordo pieno di quasi metafisico, vicinanza emotiva, ecco, nei confronti di questo personaggio, che sembra abbiano avuto a che fare qualcosa con Sigvard Thurneman, ma che in qualche maniera non lo ammettono e non ne vogliono parlare. Ma la filosofia di Thurneman praticamente andò a creare quelli che lui chiamò i Villiga Mordrescrap, che tradotto significa praticamente i volenterosi strumenti pronti a uccidere in ogni momento. Perché pronti a uccidere?
pronti a uccidere, soprattutto quanti sono i crimini, abbiamo detto prima. I crimini in realtà rimarranno semplicemente 5, ma pronti a uccidere perché, come abbiamo detto, si tratta praticamente di un cambiamento dello stato fisico, quindi di un aiuto a cambiare letteralmente lo stato fisico all'interno di questa incarnazione, e che viene anche considerata evidentemente volta per volta come un principio di meccanismo iniziatico all'interno del cerchio magico, che andrà a suggellare praticamente questo percorso che possiamo a tutti gli effetti chiamare demoniaco, se vogliamo a questo punto legarlo effettivamente all'utilizzo di queste droghe, di questi percorsi di magia, effettivamente come quella che viene chiamata magia nera, ok? Quindi volta praticamente al controllo della nascita, della trasformazione, della distruzione della vita e del suo legame con lo spirito, cosa che normalmente va a dividere effettivamente quella che può essere magia nera dalla magia bianca, non tanto il percorso della mano sinistra dalla mano destra, perché ricordiamoci, prima di andare a vedere in una breve descrizione quelli che sono i crimini di Sigvard Turneman e della sua gente, ricordiamoci comunque che non è corretto considerare, anche riguardo quella che è l'immagine del Baphomet, insomma, con una mano poggiata con una mano verso il basso in questa maniera, una mano verso l'alto, quindi con l'indicazione delle due mani, che sono in realtà termini che provengono dal tantrico, abbiamo detto Dakshinakara, mano destra, e Vamakara, via della mano sinistra. Non è corretto direttamente identificare come percorso della mano destra qualcosa di positivo, ok, in termini di giudizio, in termini di angelico, anche perché è scorretto trovarne un'identificazione diretta all'interno di quelle che sono le religioni abramitiche, mentre contemporaneamente non è corretto dare una identificazione di negativo a quello che è il percorso della mano sinistra. E l'utilizzo in termini distruttivi, ok, della magia, l'utilizzo che quindi si discosta da quelli che sono i percorsi dell'uno e tutto è uno, che vanno a definire eventualmente il nostro posizionamento, ok, che si oppone all'unità dell'universo, perché altrimenti si tratta semplicemente di pregiudizi. Allora si potrebbe anche dire che alcune discipline orientali tendono a definire le religioni abramitiche tendenzialmente come percorsi della mano destra, perché sono religioni che vanno a definire dei dogmi intramontabili, dei dogmi che non possono essere, come dire, mai abbattuti, la necessità di andare a definire il sesso come demoniaco e la necessità di definire per esempio le bevande alcoliche come demoniache, tutta una serie di cose che fondamentalmente sono dei pregiudizi forti delle religioni abramitiche, così come possono essere dei pregiudizi forti dall'altra parte l'idea che tutto ciò che è libertà, tutto ciò che è autodeterminazione spirituale sia percorso della mano sinistra in termini negativi. Ok? Questa sera, siccome vi sto presentando un contenuto esclusivo in termini di crimine esoterico, di yoga serial killers, che è un po' stato il mio titolo, diciamo, clickbait, diciamo, per questa sera, per fare l'americanismo, ecco, il concetto è anche che bisogna dare un po' di chiarezza su questo tipo di termini, perché bisognerebbe approfondirli decisamente di più, magari potremmo farlo in altri video, però sicuramente fermarci a quelle che sono i luoghi comuni di che cosa è demoniaco e che cosa è angelico in funzione delle differenti visioni dell'unità dello spirito col corpo e la parola, oppure no, insomma, è veramente ridicolo. Ma andiamo ai crimini, perché effettivamente li abbiamo relegati nell'ultima parte della puntata, ma tutto sommato i crimini sono interessanti, ma sono la parte più true crime, sono la parte più materialmente, diciamo, rilevante, e quindi quella anche, secondo me, un po' meno interessante, ecco, per il percorso che la botteguccia ha preso.
Primo omicidio viene commesso il 15 novembre del 1930, a 22 anni. Viene considerato un omicidio altamente rituale. Sostanzialmente, viene indicato da Andersen, il maestro danese, a Sigvard Turneman, che c'è una vita che deve nascere, ok? Deve praticamente nascere il figlio di un membro del cerchio magico in Danimarca. Questo è quello che viene raccontato da Sigvard Turneman. Sigvard Turneman che cosa fa? Identifica quello che secondo lui è un paria dal punto di vista spirituale, e qui comincia evidentemente la perdita totale della direzione, ecco, dal punto di vista spirituale, Sigvard Turneman, e sparerà due colpi alla nuca del tassista Sven Eriksson senza furto. L'omicidio è commesso praticamente viene definito per il gusto di uccidere. Sigvard Turneman lo definisce come un omicidio rituale fisicamente per andare a procurare uno spirito in evoluzione dal tassista per quella che è la vita. Ok, che nasce per questo figlio di questo membro del cerchio magico. Ok, questo sarà il primo e unico omicidio a quanto pare conosciuto e avallato da Andersen. Da questo momento in poi ci saranno altri quattro omicidi condotti con l'aiuto di membri del cerchio interno, ok, del cerchio magico di Turneman, ma da questo momento in poi viene anche descritto il fatto che, essendosi opposto fondamentalmente alla spirale di violenza che è stata, a cui è stato dato là fondamentalmente grazie a questo omicidio rituale, lo stesso Carl Andersen finirà ucciso e sepolto in un bosco vicino a Sola dai membri del cerchio svedese. Quindi praticamente c'è un po' una sorta di situazione alla Sith. Viene ucciso il vecchio maestro per ottenere un maestro nuovo, ecco, per fare un riferimento un po' alla Guerre Stellari e ammiccare anche a un altro americanismo dal punto di vista del viaggio dell'eroe, ecco, mettiamola così. Da questo momento in poi verranno uccise anche il 5 novembre 1933 Axel Kielder e la sua governante Kari Mollberg, che sono uccisi in casa propria praticamente a Kenfors. Entrambi verranno uccisi con colpi d'armi da fuoco e poi l'abitazione viene incendiata. I corpi vengono fondamentalmente dati alle fiamme assieme a quello che è il vero e proprio luogo del rituale. Non è mai stato confermato, ma è stato ampiamente raccontato da quelli che si sono presentati come dei membri del cerchio esterno che non hanno mai collaborato ai crimini di Turneman, come degli omicidi rituali con ampie sedute di meditazione di canto. Anche qui con alcuni dei contenuti che vengono raccontati essere presi direttamente dalla Chiesa dei Nove Angoli, quindi Church of the Nine Angles, quindi a quelle che sono alcune delle diciamo pregiudiziali, fra virgolette, demoniache all'interno del percorso spirituale di Sigvard Turneman, demoniache per quella che ovviamente è la religione, le religioni abramitiche e il nostro impianto di bene e male, ok, che abbiamo in Occidente. Nel 1934, l'anno dopo, viene uccisa, ecco, questo è quello che viene definito il crimine perfetto. Viene ucciso Erika Matilda Blomqvist. Questa anziana signora è l'unica che viene derubata. Aveva una grossa cassaforte con una grossa quantità di denaro all'interno della propria casa, e i cosiddetti Sala Ligan, come si definivano loro, cioè i membri praticamente della setta di Sala, isoleranno praticamente questa signora all'interno del proprio cottage, andranno a praticamente prenderla fondamentalmente a bastonate. Le daranno in realtà un colpo alla testa, a quanto pare, per toglierle, per riuscire a
farle perdere conoscenza e poi andranno a operare un piccolo buchino all'interno del cottage, collegando praticamente un tubo di plastica alla marmitta dell'auto con cui si erano recati sul posto e inserendo questo tubo all'interno del cottage, facendo morire praticamente l'anziana, povera signora, a causa dei fumi del tubo di scappamento. E ancora una volta appiccheranno un incendio e a quanto pare si soffermeranno per ore prima e ore dopo a pregare, a fare meditazione, ancora una volta iniettandosi questa mistura di erbe. Di erbe macerate in alcol per avere un allontanamento dal proprio sé, mentre praticamente il sé di questa signora trova il proprio posto nuovo nell'universo. Questo è quello che viene raccontato, ok? Questo è come viene raccontato. Non verrà scoperto praticamente. Questo omicidio verrà considerato praticamente l'omicidio perfetto fino a quando effettivamente non verranno arrestati i principali Sala Ligan. Adesso vi faccio vedere il giorno dell'arresto del nostro Sigvard Turneman. Eccolo qua con il cappello al centro con due agenti che lo tengono. Verranno scoperti semplicemente dopo il quinto omicidio che avverrà il 19 giugno del 1936. Un corriere di banca, Elon Patterson, viene assalito. Derubato, ma parzialmente, di quello che era invece la quantità di denaro estremamente importante che aveva addosso, e ucciso in questo caso, anche in questo caso apparentemente per termini rituali. Verranno scoperti semplicemente quando uno dei conoscenti di Edstrom, praticamente quello che era il luogotenente di Sigvard Turneman, praticamente leggeranno sui giornali il resoconto dell'omicidio, ma Edstrom aveva dichiarato a questi amici che si sarebbe unito a questa setta per fare delle rapine, cosa che effettivamente non è avvenuta, ma in qualche maniera, così come è avvenuta per la questione di una bomber che è stato denunciato dai familiari, anche in questo caso viene arrestato la mattina del 24 giugno 1936 e poi viene arrestata praticamente tutta la banda. C'è anche una foto relativa a quello che era il cottage della signora che viene dato alle fiamme, quindi andando praticamente a costituire quello che viene considerato ai tempi e ancora oggi in termini di esecuzione come il delitto perfetto, messa da parte tutte le questioni relative all'esoterismo di Sigvard Turneman e del suo gruppo. Sicuramente l'affinità per le arti oscure di Turneman è stata estremamente importante, così come le lettere che ha scambiato con la corte, fondamentalmente che era il ramo svedese della società teosofica, e viene identificato in questo senso anche come quindi un praticante della magia nera, anche se effettivamente tutto ciò che viene definito, tutto ciò che viene raccontato relativo ai rituali di utilizzo di queste erbe, ai rituali di meditazione e di preghiera nera, fra virgolette, per il passaggio spirituale di un corpo a un altro livello di evoluzione, vengono in realtà raccontati semplicemente da persone che raccontano o si sono fatte sgamare, diciamo, ragazzi, come persone estremamente legate allo stesso Turneman, che dividerà veramente l'opinione pubblica svedese fino alla metà degli anni, fino alla seconda metà degli anni 60. Lui verrà liberato dopo diversi internamenti all'interno di ospedali psichiatrici più o meno chiusi. Verrà liberato nel 1969 per, come ho detto prima, diventare praticamente una delle persone più colte in termini di sanscrito e di conoscenza dei testi orientali di Tantra e di Raja Yoga. Dividerà l'opinione pubblica perché ancora all'inizio degli anni 2000 sono state trovate delle persone che lo ricordano dicendo praticamente che in termini di sviluppo spirituale della zona di Sala, Sigvard Turneman è stata una persona unica che è stata ingiustamente condannata.
Questo è il livello di importanza e di conoscenza e quindi probabilmente di pericolosità di un personaggio come Sigvard Turneman, al di là dei nomi estremamente importanti che noi conosciamo, insomma, che abbiamo detto prima, come la Blavatsky, come Aleister Crowley, Faccio che vuoi, eccetera. Sigvard Turneman è probabilmente una delle persone più particolari e più pericolose che siano mai sorte in Europa da questo punto di vista, al punto di considerare che il cerchio magico svedese, così come originariamente il cerchio magico danese e anche l'ordine dei nove angoli, alcune nazioni, tra cui l'Inghilterra, vorrebbero includerli praticamente nei veri e propri gruppi terroristici, anche nel momento in cui i rituali vengano portati a termine semplicemente come studio dal punto di vista spiritualistico personale, senza aver la volontà e neanche il desiderio, quindi sostanzialmente una vera e propria, indipendentemente dal giudizio, una vera e propria caccia alle streghe in termini di opinione, fondamentalmente come dei veri e propri gruppi terroristici. Potrebbe anche essere che questa sia questa somiglianza anche con la Chiesa dei Nove Angoli, ma fondamentalmente con la possibilità mai dimostrata che ci fosse anche un traffico di stupefacenti, oltre che di erbe, insomma, rituali per quanto concerne il cerchio magico di Turneman, è possibile che tutte queste motivazioni svelino il fatto che effettivamente parlare di Sigvard Turneman sia un argomento veramente di eccellenza, sia un argomento, come dire, eccezionale e che sia praticamente impossibile trovare materiale tranne quel libro che vi ho fatto vedere e che adesso vi rimostro per chi volesse approfondire la faccenda, soprattutto però, come vi ho detto, in termini di true crime, Manhunter, e soprattutto in inglese, e che non ci sia praticamente traccia all'interno di YouTube di materiale che non sia in lingua svedese. Ok, quindi in italiano, in inglese, perfino, che di solito insomma si può trovare materiale, è veramente degno di nota. Allora, ragazzi, abbiamo fatto un bel affresco di quelli che io facciamo di nuovo l'americanismo da yoga serial killers, con il clickbait. Quello che io ho chiamato così questa sera, abbiamo fatto un bel affresco di qualcosa veramente di eccezionale. Adesso mi faccio spaccare anche la faccia con exclusive, eccolo qua, perché stasera siamo stati effettivamente esclusivi nell'andare a ricercare del materiale. Sono stato esclusivo nell'andare a ricercare del materiale da presentarvi per una puntata decisamente particolare. Io, come al solito, vi ringrazio tantissimo per essere stati con me. E vi richiedo ogni tipo di approfondimento, eccetera, quello che volete nei messaggi, eccetera. E vi richiedo, come al solito, come sempre, di collegarvi al canale, di fare commenti, di chiedermi quello che volete anche per puntate alternative. Assolutamente, sempre qua presente. E vi chiedo, ovviamente, come al solito, anche di unirvi, se volete, al nuovo canale Bellum perenne, in cui andrò a discutere di attualità con la solita satira e con zero correttezza politica, ma che stacco, come ho già detto, dai contenuti di arte, di intrattenimento, di informazione che faccio alla botteguccia per ovvi motivi, ragazzi. Di là c'è qualcosa che per ora ho spostato dalla botteguccia in termini di quello che io facevo, chiamavo satira in grappetta. Partiranno tra poco, ci sarà il trailer, ecco, che sto finendo, e poi partiranno i contenuti di satira e di critica
alla società contemporanea che mi divertirò molto a fare e a condividere con voi, che sicuramente state diventando un gruppo di persone che sono il politically correct, le banalità, le stronzate che ci raccontano, la volontà di farci essere un gregge, questo lo dico anche di qua, sicuramente non vi piace per nulla, come non piace a me. Io vi ringrazio, grazie mille per avermi seguito, come al solito dalla botteguccia dei Sicili e il Teo Crack Apart, una buona notte, ci vediamo con i prossimi contenuti, martedì prossimo e giovedì prossimo, e forse qualche pillola nuova di cinema, con Alessandro Ponziani. Ciao ciao, buonanotte.